Buongiorno, benvenuti alla Zuppa. Oggi con Leo in macchina, stiamo andando a Bergamo, vediamo qua che aia che succede. Aspettate, eccoci qua, stiamo andando in macchina a Bergamo, vediamo che cosa è successo oggi sui giornali. Beh, la notizia è chiaramente quella che il governo giallo-verde, come è stato già soprannominato, cioè il governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, può partire. Nelle ultime ore si è velocizzato l'incubo, lo spettro, c'è scritto su tutti i giornali, c'è il racconto dei parlamentari che sono tutti contenti che non si andrà a votare, perché insomma si sarebbero trovati dopo pochi mesi senza stipendio, mettiamola semplice. Quali sono i commenti fondamentali dei giornali oggi? Beh, insomma, ci sono diversi punti di vista, ci sono i punti di vista di quelli che dicono le difficoltà di questo governo che deve partire, quelli che dicono il ruolo del cavaliere, ma andiamo per ordine, anche perché l'ordine è molto strano, ve lo faccio io l'ordine. Lunedì Salvini ha detto che voleva chiedere un incarico per se stesso, d'altronde il centrodestra è quello che ha vinto le elezioni dal punto di vista numerico è più alto degli altri, e oggi Perna ci spiega sulla verità, ma per quale diavolo di motivo Mattarella non ha dato a lui l'incarico, e posto che i parlamentari hanno paura di andare a casa, forse avrebbe avuto una maggioranza. C'è questo filone di ragionamento che dice insomma perché Mattarella non è stato così neutrale nel non dare subito a Salvini la maggioranza, anche perché riflettiamo, lo scrivono tutti quanti i giornali oggi in quelle torte in cui si vedono le maggioranze parlamentari, abbiamo un piccolo problema, abbiamo un grande problema, Houston, e cioè che al Senato il Movimento 5 Stelle e la Lega godono di una maggioranza di soli 6 voti, siccome si farà il governo, si faranno i sottosegretari, sostanzialmente non vi è una maggioranza perché non tutti saranno presenti in aula, molti saranno ovviamente impegnati in giro per il mondo, in giro per i loro affari correnti, quindi questa astensione benevola di Berlusconi quanto varrà, che voti darà? Martedì in realtà invece è stato Di Maio a chiedere insieme a Salvini di votare l'8 luglio, e questo forse ha fatto cambiare l'idea a molti parlamentari che hanno detto qua si va a rivotare, chissà se veniamo rieletti. Mercoledì infine, ieri, il colpo di scena, più tempo hanno chiesto per fare l'esecutivo. In queste ore si sceglie appunto il nome che potrebbe rappresentare una sintesi tra i due partiti. Ci sono dei nomi che fanno rabbrividire, giuro, l'ho letto sui giornali, che Giulia Bongiorno potrebbe diventare Presidente del Consiglio. Ditemi un po' voi quali meriti, se non il cambio velocissimo di partiti e di idee, Giulia Bongiorno ha, una che neanche ha il merito, che non so se tale può essere definito per leghisti che l'hanno candidata al Movimento 5 Stelle, di fare assolvere Andreotti, cosa che non è dipesa da lei, ma come tutti ben sanno da Coppi, di cui lei era segretaria barra assistente. L'altra questione sui nomi, circolano altri nomi, Giorgetti possibile Presidente del Consiglio, un nome terzo, Giovannini Presidente dell'Istat. Beh, insomma, sarebbe veramente da ridere che Lega e Movimento 5 Stelle prendano un non votato per fare il Presidente del Consiglio. Si parla invece di Di Maio Ministro degli Esteri e di Salvini al Ministero degli Interni. Queste sono, diciamo, le indiscrezioni di oggi. Scusatemi, ma qua è un po' complicato in macchina fare questa rassegna. Andiamo avanti. E il Cavaliere, niente veti ma non voteremo la fiducia, un gelido lascia passare, dice il Corriere della Sera con Verdena Rami, mentre il Fatto ovviamente sta arrabbiatissimo, loro volevano un governo tra Movimento 5 Stelle e PD, hanno provato in tutti i modi a farlo, a raccontarlo, a farlo, poveracci non c'entrano nulla, dicono il Caimano detta le condizioni anche per questo governo, giochi pericolosi, insomma è un punto di vista diciamo un po' diverso rispetto agli altri, poi insomma dettare le condizioni con un'astensione non so quali possono essere. L'altra questione che è forte è il fatto che il centrodestra non si sarebbe rotta la coalizione, anche questa secondo me è un'enorme, gigantesca palla, come potete pensare che un parlamentare di Forza Italia, puro Forza Italia, non quelli votati con i voti di Forza Italia nel collegio uninominale, possa convivere con un suo vicino di banco eletto con gli stessi voti, che invece essendo con l'etichetta leghista fa parte di un governo con Di Maio. Beh, insomma, se questo non vuol dire rompere una coalizione, raccontatemi voi che cos'è la rottura di una coalizione. È molto vero quello che scrive
Sallusti e scrivono alcuni osservatori, e cioè così come Berlusconi col Nazareno, con Monti, con Letta diede un appoggio al governo con la Lega all'opposizione, oggi si trova in una condizione esattamente opposta, e cioè che la Lega va al governo e Berlusconi starà più o meno all'opposizione. Feltri, che pure ha contribuito alla grande forza insomma del nord leghista, dice: se il Cavaliere si astiene perde ogni diritto a controllare questo governo, ti rendi conto della cazzata che stai facendo? Questo Feltri a Berlusconi. Poi Berlusconi è il titolo forse più bello oggi del Tempo di Gianmarco Chiocci, dice: Berlusconi fa il cavaliere, inteso come il cavaliere in senso diciamo medievale, sì, è cavaliere che pur di far nascere il governo responsabilmente non si mette di traverso. Cerasa sul Foglio, e direi che questo forse è l'ultimo commento che mettiamo, è un governo naturale, dice: sono d'accordo su tante cose, Lega e Movimento 5 Stelle, e su Putin, sugli esteri, sull'euro, sulla difesa, sull'Europa, sull'immigrazione, ma è un incubo, dice Cerasa, e quindi questo incubo facciamolo andare avanti, perché un vantaggio lo porterà, semplificherà il sistema. Quello che è certo è che in questo caso il PD è l'unico partito di opposizione, e questo deserto per il PD potrà un po' farlo riorganizzare e comunque prendere tempo. Insomma, il governo lo dovremo commentare ancora oggi, però una cosa è chiara: è un governo che gode di pochissimi voti di maggioranza, non si riesce ancora a capire chi sia Presidente del Consiglio, non si riesce a capire come il centrodestra possa rimanere unito con una parte che lo vota e un'altra che si astiene, ma in questa diciamo contraddizione ipocrita c'è gran parte, come sempre, della politica. Molto divertenti i titoli dei giornali invece inglesi oggi, che parlano di tutt'altro: vogliono riformare la Camera dei Lord, perché i Lord sono contro Brexit e fanno di tutto per cambiare le regole per uscire dall'Europa. Strappo americano con l'Iran è una delle grandi questioni economiche che invece ci investono, costa 30 miliardi, dice il Sole 24 Ore. Più modestamente Carraro, intervistato oggi dal Corriere della Sera, dice: ma quale 30 miliardi? Noi esportiamo nei confronti degli Stati Uniti 50 miliardi e solo 5 nei confronti dell'Iran. Fa male, ma non così male. Ve la ricordate la storia della bresciana Sana che è stata uccisa in Pakistan? Beh, dopo un paio di settimane si scopre che quello che noi temevamo è avvenuto, cioè che è stata strangolata dal padre, forse dal fratello, per il suo modo di vita all'occidentale. E oggi Il Mattino, ve lo segnalo, ultima questione perché così non approfondiamo altri temi, diciamo in giornata sul sito nicolaporro.it: sciopero dei trasporti, l'ennesimo sciopero dei trasporti di una sigla con 8 persone che mettono a repentaglio il diritto degli italiani e dei napoletani di poter andare al lavoro con i mezzi pubblici. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre questa sera con il 105 Matrix alle 19 su Radio 105. Se vi piace questo video condividetelo, e sul sito nicolaporro.it tanti altri approfondimenti politici. Ciao, ciao a Leo. Ciao.